La violenza sulle donne non ha tempo né confini, è endemica e non risparmia nessuna nazione o paese, industrializzato o in via di sviluppo che sia. Sono queste le premesse del convegno contro la violenza alle donne svoltosi alcuni giorni fa alla provincia di Roma. Un incontro organizzato da Lions Club, Roma Augustus, e tutti i club aderenti al progetto Artemisia I chiari e scuri dell'amore. Un incontro riservato soprattutto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori, molti di loro presenti nella sala Don Luigi di Liegro, Palazzo Valentini. Violenza alle donne, questo è il tema del convegno. Violenza che non conosce differenze socioculturali, non guarda in faccia a nessuno e può avere come autori familiari, mariti, padri, seguiti da amici, vicini di casa, conoscenti, colleghi di lavoro. Il convegno è stato aperto dai saluti dell'onorevole Claudio Cecchini, assessore alle politiche sociali e per la famiglia e ai rapporti istituzionali, il quale ha lodato l'iniziativa e sottolineato l'importanza di un evento come questo. Allora, questo significa che abbiamo molto da lavorare, perché questo fenomeno va assolutamente combattuto, questo fenomeno va sradicato, questo fenomeno va prevenuto. Ecco perché dovremmo rivedere un attimino, parlo quando dico queste cose più alla componente maschile di questa sala, perché poi le statistiche ci dicono e noi dobbiamo essere consapevoli che le donne sono le vittime e gli uomini sono i carnefici, e le statistiche invece dicono che la maggior parte dei casi di violenza avviene in ambito familiare, sono i fidanzati, sono i mariti, gli ex compagni prevalentemente che prevaricano e commettono atti odiosi di violenza, violenza morale, la violenza fisica, per arrivare anche a casi estremi. Attenzione per un fenomeno sempre in crescita, prevenzione prima di tutto, a partire dagli stessi ragazzi. Noi dobbiamo educare i nostri giovani, sia uomini che donne che sono qui presenti. Io qui vedo tante ragazze e tanti ragazzi. Fra qualche anno voi sarete padri e madri, mi auguro. Magari anche voi avete sentito parlare di qualche cosa, di qualche situazione non proprio di armonia familiare. Voi che siete i futuri genitori dovete fare in modo che ciò non avvenga mai, perché chi vede violenza, chi subisce violenza, a sua volta la perpetra ancora. La violenza, la forma più vergognosa di violazione dei diritti umani. Anche Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite, l'8 marzo 1999 affermava: «Finché la violenza continuerà, non potremo pretendere di realizzare un vero progresso verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace». Violenza alle donne, che troppo spesso si consuma nelle mura domestiche, con conseguenze spesso gravi. Ed è la più complessa da affrontare, la violenza domestica, perché comprende diversi tipi di violenza, cioè si parte dal maltrattamento, si prosegue con la violenza psicologica, con quella economica, con quella sessuale, si comincia a parlare anche di violenza spirituale con i matrimoni misti, quindi per il non rispetto di religioni anche diverse. Quindi all'interno della violenza domestica ci sono varie fasi che comprende tutti i tipi di violenza. E quindi è difficile intervenire, ma soprattutto perché è una violenza che si protrae nel tempo ed avviene con una cadenza quotidiana. La violenza è quindi una ferita indelebile a livello non solo fisico, ma anche psicologico, con conseguenze irreversibili nella propria vita, nelle relazioni amicali, nel lavoro, nella famiglia. E non è soltanto il pugno, lo schiaffo, che fa male, è evidente, lascia il livido, la ferita, il sangue. Ci sono delle ferite, delle orde, che sanguinano senza che vengano viste fuori. Queste sono le ferite interne, le ferite psicologiche, quelle che delle volte non hanno cura e non riescono, anche dopo tanto tempo, ad essere rimarginate. I ragazzi e le ragazze di oggi, proprio come quelli che erano presenti a questo incontro, studenti di scuole superiori, età compresa tra i 14 e i 18 anni, forse cominciano appena a provare un sentimento, iniziano a innamorarsi, proprio loro devono meglio comprendere e vivere nel rispetto di se stessi e della donna, per cercare di realizzare quel vero progresso verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace